Simona Ventura e Niccolò Bettarini insieme, il lieto evento, foto. Bettarini e Simona Ventura ad un evento a Milano, le foto su social. Simona Ventura si è recata ieri con suo figlio Niccolò Bettarini ad un evento organizzato da un importante brand di vestiti a Milano, in cui ha anche incontrato una persona molto speciale. Infatti, oltre le numerose foto che l'ex conduttrice di Selfie e le cose cambiano ha caricato sulle sue Instagram Stories, Simona ha anche postato sul suo profilo uno scatto insieme a David Beckham, e nella didascalia della foto ha scritto in inglese queste parole. È stato veramente un piacere incontrarti David Beckham, un così speciale uomo e atleta e spero di rivederti presto. Cancelletto Milan cancelletto Italy cancelletto David Beckham cancelletto Frida e cancelletto Milano. L'entusiasmo della Ventura rispetto all'incontro è testimoniato anche dal fatto che la bionda conduttrice ha screenshottato un commento che il calciatore le ha scritto nei commenti su Instagram, felice di averti conosciuto, e ha poi caricato lo screenshot sulle sue Instagram Stories. Anche per Niccolò le cose non state vissute diversamente, infatti sempre nel medesimo social il giovane Bettarini ha scritto sulla foto con Beckham che quello era uno scatto fatto insieme al King, ovvero il re del calcio. Simona Ventura in compagnia del figlio Niccolò Bettarini, e amore. Simona Ventura e il giovane Bettarini si sono quindi ritagliati una giornata speciale da trascorrere insieme dopo il breve infortunio che si era abbattuto sul ragazzo. Infatti qualche giorno fa la bionda conduttrice aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui era intenta a baciare sulla fronte suo figlio che era disteso su un letto d'ospedale. Niccolò Bettarini evidentemente si era dovuto operare alla gamba, molto probabilmente in seguito ad un infortunio, ma le cose sembrerebbero essere andate nel migliore dei modi. Anche ieri, tuttavia, Niccolò si è recato all'evento milanese con le stampelle, mentre in una foto recente caricata sulle sue Instagram Stories ha mostrato la sua gamba ancora ingessata. Il figlio maggiore di Simona e Stefano è salito agli onori della cronaca durante i mesi precedenti l'estate in quanto sarebbe stato chiamato per partecipare al Grande Fratello VIP, in seguito all'esperienza del padre all'interno del medesimo programma. In quell'occasione sia la madre che l'ex calciatore si sono opposti fermamente, vietando al figlio di prendere parte al cast del reality di Canale 5. Evidentemente ciò che è successo durante la prima edizione ancora bruciava negli animi della famiglia, Stefano Bettarini in diretta aveva infatti comunicato la lista di donne con cui era finito a letto, mancando di rispetto alla sua ex moglie.